Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, nel pieno centro della città Bimare, in via d'Aquino, quasi angolo con via Regina Margherita. E vi vogliamo mostrare una situazione davvero incredibile. Qui ci sono infatti alle mie spalle degli scavi archeologici, non sono un tecnico, un esperto della materia, pare che appartengano alle cosiddette mura di Annibale, non sono sicuro sull'espressione appunto archeologica, per così dire. Sta di fatto che giacciono questi resti in uno stato di completo degrado ed abbandono. Come si vede chiaramente, non solo c'è erbaccia, vegetazione spontanea, e nessuno si degna di ripulire questo sito, perché questi resti sono stati appunto ricoperti da una vetrata, da una vetrata appunto che li sovrasta. Si crea la condensa, per cui l'impianto di aerazione non funziona, forse effettivamente non ha mai funzionato. Sta di fatto che da un lato non vengono rimosse queste erbacce, ma la cosa ancora più inquietante è che non ci si degna di affiggere una targhetta appunto recante l'origine di questi scavi, cioè scrivere scavi Pinco Pallino risalenti all'epoca tal dei tali. Nulla. Il comune, l'amministrazione comunale scarica la competenza sulla sovrintendenza archeologica, la sovrintendenza archeologica scarica sul comune. Facciamo come l'acido di Buridano, che non sapendo da quale fienile mangiare morì di fame. Quindi è una vergogna. Ci rivolgiamo agli imprenditori privati. Quanto ci vuole a finanziare la realizzazione di una targhetta? Ci rivolgiamo anche agli enti pubblici. L'ACI, nella persona del suo presidente Pino Lessa, ha dato la disponibilità. Creiamo questa targhetta. Quanto può costare? 20, 30 euro? Che vergogna. Taranto si candida a capitale italiana della cultura, Taranto antica capitale della Magna Grecia, e poi assistiamo a questo scempio. Vergogna!